grande problema della società è innanzitutto educare i giovani. Questo ci ha insegnato un grande educatore, nonché maestro di molti di noi tanti anni fa. All'origine dell'Istituto Tirinnanzi ci sono adulti che hanno preso sul serio questo invito, l'invito ad assumersi l'impegno di educare i più giovani, innanzitutto i propri figli. L'educazione prolunga e porta a compimento l'atto della nascita. L'uomo, l'essere umano, infatti, a differenza degli altri animali, non è pronto per entrare nel mondo al momento della nascita, ma ha bisogno di esservi introdotto. Pensate a un bambino che nasce, non potrebbe sopravvivere senza qualcuno che si prenda cura di lui. La mamma e il papà, mentre se ne prendono cura, anno dopo anno, giorno dopo giorno, lo introducono alla conoscenza del mondo. La storia del nostro istituto ha avuto inizio da genitori che hanno capito che da soli non potevano far tutto. Da quell'inizio sono passati 38 anni, tante cose sono cambiate. Una di queste è che, per esempio, da 13 anni siamo in questa bellissima struttura. Pensiamo ai cambiamenti che abbiamo dovuto introdurre da febbraio scorso. Prima la didattica a distanza, adesso la ripresa, con tutte le novità necessarie per contenere il contagio da Covid. Ma una cosa non è mai cambiata: il desiderio di far compagnia ai nostri giovani, di prenderli per mano e introdurli nel mondo, di far loro compagnia nel viaggio della vita. Allora adesso vi voglio con quattro parole spiegare la natura e la forma di questa compagnia. La prima parola, la più importante: stima. Senza stimare non si può educare. Stimare i nostri bambini, stimare i nostri ragazzi. Una stima che ha il suo fondamento nel riconoscimento che ciascun uomo è sempre più grande dei suoi limiti, che ciascun uomo porta in sé quel guizzo di divino che lo rende unico e irripetibile, un mistero da contemplare, da svelare. E infatti l'educazione svela qualcosa che c'è, non introduce qualcosa di nuovo. È un po' come il seme: nel seme c'è già tutta la pianta, ma finché non fiorisce non la si riconosce. Così nella persona l'educazione svela. Seconda parola: realtà. L'apertura alla realtà è il cuore della nostra proposta formativa. Per realtà si intende tutto ciò che c'è: la terra, il sole, il mare, il cielo, e l'universo e tutte le sue leggi, e tutto ciò che l'uomo ha prodotto nel rapporto con questi dati del creato. Nel tempo questi prodotti sono stati formalizzati, ordinati in discipline. Noi a scuola incontriamo le discipline come strumenti aperti sul reale. Pensate quando a un bambino insegniamo a leggere e a scrivere, gli offriamo una chiave d'accesso al mondo. Questo è il nostro modo di far scuola. Terza parola: relazione. Senza relazione non c'è educazione. A scuola la relazione fondante è quella alunno-maestro. L'insegnante in questa relazione si pone come colui che consegna al ragazzo il patrimonio culturale che ha ricevuto da chi prima di lui glielo ha consegnato, da chi è arrivato prima di lui e glielo ha consegnato. Mentre lo consegna al giovane, però, lo riguadagna, e in questo riguadagnarlo cresce anche il docente. Così accade quel miracolo che io ho visto tante volte accadere qua dentro, che alunno e insegnante crescono insieme. Il contrario non è dato: o crescono insieme o non cresce nessuno. Quarta parola: rischio. E per spiegare questa parola uso questo quadro. Abbiamo un bambino che impara a camminare, e cosa succede? La mamma lo mette in piedi, fa riconoscere che può stare in piedi. E abbiamo però un papà che lo aspetta a braccia aperte, che con quella apertura di braccia gli dà la certezza che c'è qualcosa di bello che lui può incontrare, e allo stesso tempo che non sarà solo, che ci sarà qualcuno con lui. Ma poi il bambino deve fare il passo e deve rischiare di cadere. Se non corre quel rischio non imparerà a camminare. Ecco, è così nella vita: se non corriamo il rischio di cadere non impariamo ad esercitare il dono più grande che Dio ha fatto all'uomo, la libertà. E allora concludo dicendo che in questo istituto, a chi lavora qua dentro, a tutti noi, ogni giorno veniamo a scuola desiderosi di far crescere uomini liberi, pronti a rischiare, per poi anche di cadere, per poi ripartire, pronti ad assumersi delle responsabilità per essere protagonisti del futuro della nostra società.